ancora il mio grazie, perciò a questo punto la ringrazio e rimango pure qui da queste parti, perché a questo punto non ce la facciamo parlare solo due? No, ok, allora liberiamo il dottore che poi tornerà a trovarci con l'ospite. Allora, quindi volevo anche salutare due personaggi che io vi voglio presentare adesso. Voi vedete quando qualcuno è bravo a fare le imitazioni. Ecco, c'è un personaggio che ha vinto tutto quello che sono le varie competizioni dove si può imitare, eccetera, eccetera. Ve lo presento con lui, a parte che è molto alto, non so come si dice. Però non sono io che sono molto alto. Allora, ve lo voglio presentare. Lui sarà la vostra voce, cioè la voce che aiuterà a capire allo stadio quello che sta succedendo. Ci saranno delle anche incursioni di panchina di Antonio Mezzancella. Buonasera a tutti. Non sarai da solo con me. No, sarai. Sarò con lui è un gigante. Giacomo Ciccio Malenchi. Eccolo, buonasera. Eccolo. Avete presente quando uno è bravo a tavola? Ecco, io ci sono, perfetto. Buonasera, Frosinone. Buonasera. Quando sei in pace sono due alti. Ecco, questa situazione era tua Frosinone. Esattamente sì. Allora Antonio, io direi a questo punto di chiamare intanto i due capitani, dopodiché il professor Berardinelli, eccoli, Paolo Bonolis, applauso, e Paolino Belli. Venga professor Berardinelli, venga con noi, si metta pure in mezzo, grazie mille. Allora Antonio, vai. Tra qualche minuto ci sarà il fischio d'inizio per questo sesto memorial Silvio Bonolis, quindi io vorrei cominciare a fare subito una domanda a colui che è tra l'altro anche il figlio di tal Silvio Bonolis, e di Paolo Bonolis, che tutti lo conoscono. Applauso, applauso. Allora Paolo, sento da una bronchite nera. Paolo, perché questa partita? Lui direttamente non se ne va più. Grazie a tutti di essere qua. Adesso vedrete una partita nella quale ci saranno molte persone che sanno giocare a calcio e una serie enorme di pippe, tra cui ci metto anche io, ci si mette anche Paolo. Allora, insomma, comunque, grazie di essere qui, perché quello che fa il dottor Renato Berardinelli talvolta anche insieme a me è qualcosa di bellissimo. Quello che è il divertimento nostro diventa un sollievo per altri, e quindi questa partita, la vostra presenza, prende totalmente un senso. Grazie veramente a tutti quanti voi. Paolo Bonolis. Professore, lei è un esperto di calcio. Cosa vuol dire? Allora, non può interrompere. No? Ok. Giocava da piccolino. Ok. E poi ha una grandissima missione, per cui ha dotato Angelo veramente un'iniziativa strepitosa, e grazie ovviamente per tutto il suo intervento al CES. Grazie. No, e naturalmente per noi è un dovere, è un grande onore essere
fianco di Antonio Angelo nel momento in cui abbiamo avuto l'occasione di conoscerci, ci ha raccontato nel profilo del consiglio come vengono destinate queste risorse che ormai per la Nazionale Italiana Nuotati saremo, siamo e saremo sempre al nostro fianco. Per quanto riguarda il discorso calcistico, vi svelo un segreto: l'ultima partita che abbiamo fatto l'anno scorso, Paolo è venuto vicino a me e ha detto: andremo piano, vero? Che ci puoi girare. E quando c'era da scattare diceva: vai tu, vado io. No, non si chiama che vado io. Quindi la tattica sarà anche questa stasera. Sì, quella, ci riconoscerete in campo, siamo tutti quelli piccioni posati sopra. Paolo Valoris, Paolo Belli, Paolo Pirelli, grazie, ovviamente. Buon divertimento a voi. Allora attenzione, tra poco ci sarà l'entrata ufficiale delle squadre. Ok? Esatto. Ci sono Giacomo Ciccio Valenti, grazie per essere qua. A te Antonio Mezzancella, le mille voci, una al volo, ti prego, una al volo, una punta, vai, quello che vuoi. Allora, attenzione, sarà la partita raccapricciata. Eccolo qua, splendido, Bruno Pizzu. Ok, tra poco si inizia. E vai. Grazie mille, grazie veramente a questi due ragazzini che sono... Sì, certo. Allora, invece ho visto Vincenzo Capua. Allora, Vincenzo Capua è cantautore romano, che lui canto, ma non so come mai sono con me, quindi vado a parlare soltanto con gli altri. Allora, quest'oggi giocherai, canterai? Quest'oggi giocherò.